Io vorrei, mi auguro che le inchieste non minino la credibilità di una società. Se ci sono le cose penali sono sempre personali e quindi è giusto che chi ha sbagliato paghi. Bisogna fare attenzione nel non distruggere l'immagine di una società perché dietro la società ci sono 120.000 persone che lavorano, quindi qualcuno ha sbagliato paghi, ma non, mettiamo i nomi e cognomi delle persone che hanno sbagliato e non il nome Finmeccanica, non mi sembra giusto nei confronti di quelli che invece sono onesti, ci lavorano e vorrebbero lavorare ancora per anni. Però quando queste persone ricoprono ruoli di vertice della Finmeccanica. Però, come lei sa, la responsabilità penale, per fortuna, è sempre personale.